Marek, ottimo inizio, la ripresa altrettanto buona, però la palla della sicurezza non l'abbiamo messa dentro, però una vittoria importante e meritatissima. Sì, sì, meritata è ancora di più importante. Era importante dare continuità ai risultati, l'abbiamo fatto bene. Forse ci è mancato terzo gol, quella è l'unica cosa che ci può dare rammarico, però non penso che abbiamo rischiato di pareggiare questa partita. Sì, la sensazione che forse qualche volta si gira troppo la palla e probabilmente si dovrebbe verticalizzare un po' di più, è così? No, non penso. Abbiamo fatto ottima partita, importante anche tenere il pallone, non sempre verticalizzare, non si può fare sempre scatti, abbiamo gestito bene le palle, abbiamo fatto tante palle gol, quello era importante. Marek, quello che emerge guardando il Napoli è il possesso palla, un dato indiscutibile che riesce ad ipnotizzare quasi l'avversario. Stiamo facendo allenamenti per questo, di fare bene possesso palla, e tenere bene pallone e dopo verticalizzare. Penso che oggi, come ho detto, abbiamo fatto bene. Volevamo continuare su questa strada. Sesto gol per te, il Napoli 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta, sembra essere il miglior Napoli della storia. È una corsa a 3 a questo punto per lo scudetto? Ma ancora presto, per adesso sembra di sì, ma non si sa come andrà avanti. Roma sta facendo un campionato straordinario, però siamo là attaccati e quello è importante, stare là fino alla fine. Calcio è anche spettacolo, è stato spettacolare sia il gol tuo che quello di Cagliecon. Sì, è vero, scherzato con portiere di Catania che ha preso 2 euro gol, sono stati molto belli. E tra l'altro il Pocio Lavizzi da Parigi ha detto che golazo, Marek. Grazie, Pocio, lo saluto. Grazie. Marek, nonostante la costanza degli ultimi punti, ci sono troppi gol sbagliati, secondo te cosa è dovuto? Ci dobbiamo essere più determinati davanti porta.